C'è stato un attimo che mi sono montata la testa, perché... insomma, è facile perdere la televisione. Penso che sia facile, io ti dico la verità, è normale. Sì, certo. E poi invece... Cosa vuol dire perdere la testa, Fiora? No, montarsi la testa. Montarsi la testa, sì. Pensare di essere la più grande di tutti. La più grande di tutti, sì. Sì, è una cosa che... Ma a me è passato subito però, eh? Sì, cos'è che ti ha ridimensionato immediatamente? Ti ridimensiona, poi gli insuccessi ti ridimensionano subito, ciao, è stato bello. E io sono una che non soffro di questo, anzi, quando vado in giro magari c'è qualcuno che mi riconosce, io non penso che lui mi riconosca, penso di avere una padella sul vestito, dico ma cosa c'è? Per fortuna. No, ma io il pubblico lo amo molto, veramente, credimi, io lo amo molto, proprio mi piace che mi riconoscono, così io sono molto grata di questo. Senti, però dopo tanti anni di successo, adesso facciamo un po', poi avremo modo di ritornare sulla tua storia, perché in altre puntate voglio approfondire un po' la tua maternità, che so che è stato un momento molto delicato della tua vita, ma dopo tanti tanti successi a un certo punto, come capita spesso nella vita di tutti noi, il telefono smette all'improvviso di squillare, no? È lì che cominciano i guai. I guai. Tu come li hai affrontati? Il cono d'ombra, come si affronta? Ma il cono d'ombra io da una parte non ce l'ho mai avuto, perché ho fatto altre cose.